avanti ritornelli. Ciao, Paola, amici. Buon sabato. Devo fare prima la trasmissione, poi ma è sabato, Luciano, eh. Hai la febbre del sabato sera? Ce l'hai già la febbre del sabato sera? Io avevo anche quella del venerdì. Del weekend. Tutto il weekend. Alla grande questo bel sabato, grazie di essere con noi anche in questo bel sabato. Sicuramente dopo andrete a ballare. Certo, elegantissimi, ma intanto, come sei. Come me, qui una mezz'oretta insieme di ritornelli. Oggi abbiamo Federica Co. Pensa, a Revival VIP abbiamo Edoardo De Crescenzo. Sai qual è la canzone? Certo. Ancora, mamma la più mia. Famosa sicuramente di De Crescenzo. Poi io canterò Can't Help Falling in Love. Vinci sempre con questa, Luciano. Alla grande, è vero. Pensate che a Berlino mi hanno detto: sei l'uomo più invidiato di Berlino. Beh, per forza, tutte le donne lì, scusami, ai tuoi piedi. E poi Genio e Sandokan, amico mio, ci penso io. E poi Orchestra Bertoli, Paolo Bertoli. E poi inviati speciali, Poggi Bonsi, con Santa Vediamo. E Paolo Belloni, cose che si dicono. Swing time, bene. Oggi è un sabato. Mi rivedo volentieri. Sabato speciale. Ok, allora andiamo. Dai. Partiamo con Santi in Paradiso e ce la canta Federica Cocco. Revival VIP, vediamo un po' che cosa ha preparato la nostra redazione per oggi. Edoardo De Crescenzo con Ancora, video originale del 1981.
Allora quasi trentenne, semisconosciuto, cantante napoletano, Edoardo De Crescenzo presenta il brano Ancora, alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. È il 1981, è finalista e si aggiudica il premio per la migliore interpretazione. Ancora non è solo il brano che lancia al successo il cantante napoletano, ma è anche uno degli evergreen della musica leggera italiana, più volte eseguito da vari interpreti in diversi eventi musicali. Il testo parla di un uomo che è stato lasciato dalla donna che ama proprio quando ne è più che mai innamorato. Ricordando la notte d'amore trascorsa con lei, l'uomo non riesce più a pensare ad un'altra donna e si dice disposto a fare qualche pazzia pur di riconquistarla. Io devo aggiungere una cosa, una storia che ci hai raccontato e c'eri anche tu, a cena Pippo Baudo, e ci disse che quando ascoltarono il provino di questa canzone gli piacque subito sia a Baudo che al maestro Caruso, e stettero lì tutta la notte fino alle 6 del mattino per correggere, sistemare, fare, ed è venuto fuori veramente poi un grande successo a tutt'oggi. Sì. E quindi Pippo Baudo ci ha raccontato questa storia perché lui sicuramente di storie del genere ne avrà tante da raccontare e ce ne ha raccontate tante, quindi ogni volta che ci capita l'occasione magari qualcosa veniamo. Pippo Baudo non dovrebbe scrivere un libro, un'enciclopedia dovrebbe scrivere delle sue e tra l'altro si ricorda proprio tutto, ore di tutto. Ci manca, vabbè. Ci manca Pippo, ci andiamo manca. Con Revival VIP. Vai. Volare. Cantare. Ancora. 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 Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. E non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo direi, non mi fai volare in alto quanto lei. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te. E qui che devo dire, questa canzone mi ricorda veramente dei momenti molto speciali, però io dico sempre che quando durante le feste, quando eravamo ragazzini di 13-14 anni, facevamo le feste in casa. E venivano invitati magari 20 ragazzi e 20 ragazze, arrivavano magari 3 ragazze e 30 ragazzi. Non accettavano gli inviti. Però in compenso dico sempre che a quel tempo c'era Elvis che cantava così. One man say only four rash hands.
was I in hell, falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? I can't help falling in love with you. Like a river flows out into the sea, down in sunny gold, something all meant to me. I can't help falling in love with you. Like a river flows into the sea, down in sunny gold, something all meant to me. Vieni Maurizio. Maurizio per la foto. Take my hand. Una volta tanto. I cos'è? Sono l'uomo più invidiato di Berlino adesso, dai. E arriva lui, il nostro grande super genio, genio, non genio. Non è da solo però, Luciano. È Sandokan. Non è Clan, è Clan o Khan. E non è Kabir Bedi, questo è Sandokan. Siccome io ci penso io, namo bene. Alla grande, vai genio, alla grande, super. Però compare, dalle montagne al mare, è arrivato il temporale e non ti orizzonti più. Tra vento e sale, senza carte da giocare, forse un po' si mette male e che fatica a stare su. Però respira che incomincia la salita, prima o poi la ruota gira e magari cambierà. Cambierà. Segreto, io sto sicuro che l'ho messo in banca. Peccato che dopo mezz'ora però lo sa pure tutta la stampa. Chi trova un amico trova un tesoro, però a volte dipende. Sarò una voce fuori dal coro, ma non mi convince per niente. E allora dagli amici che mi guardi Dio, che dai nemici poi mi guardo io. Però compare dalle montagne al mare, è arrivato il temporale e non ti orizzonti più. Tra vento e sale, senza carte da giocare, forse un po' si mette male e che fatica a stare su. Però respira che incomincia la salita, prima o poi la ruota gira e magari cambierà. Three.
temporale e non ti orizzonti più. Tra vento e sale, senza carte da giocare, forse un po' si mette male e che fatica a stare su. Però respira che incomincia la salita, prima o poi la ruota gira e magari cambierà. Cambierà. De los Ojos Negros, bonita, mamma mia, ragazzi. Paolo Bertoli si è buttato, si è latinizzato. Però in questo caso c'è la sua cantante Valentina. Che canta questa, perché questa Paolino, che canta. È nato nel Galles, da Wales mi va nell'America nel Latina. Nel Galles sono quasi tutti i minatori. In questo caso, andiamo a sentire, ascoltiamo per la prima volta. È una produzione Bagusti. Allora Cristiano Chesi con Salvatore, che sono in viaggio coppia, da qualche Luciano, parte, ma chissà. Che coppia, voglio dire. Sono simpaticissima, noi, sì. A me piacciono tantissimo, allora andiamo a vedere che cosa combinano oggi. Dai così. Ciao Luciano, ciao Paola, dunque siamo di nuovo collegati qua con l'ospite speciale che vi ho già presentato ieri, il nostro amico comico Salvatore Petrucci, che ieri mi stava proponendo di andare in Alaska con lui. Ora io non è che onestamente sia così entusiasta da andare in Alaska, anche perché come dicevo ieri in Alaska non c'è niente, c'è un po' di ghiaccio, pinguini. È vero, ma stavo pensando una cosa,
Se possiamo portarci a Luciano pure se ci vuole venire in Alaska. No, in Alaska no, si dice che non ci puoi andare in Alaska più. Dove si porta allora? In Madagascar però. Tutti i posti. No, perché almeno stiamo a caldo, poi ci sono i pappagalli quelli selvatici. Ma un posto più normale, cioè, no, no, che per carità di Dio, tanto di cappello Alaska, Madagascar, Alaska, però voglio dire, cioè... Come mi sono comprato una pappagalla questa che fa... Fanno molta compagnia perché fanno così, non ti annoi mai perché fa bordello in casa, ti tiene allegra, l'energia alta. Viene da Madagascar. Viene da Madagascar, quindi lì ci possiamo stare anche belli elettrizzanti. Tutto. Bene, allora, Luciano, Paola, siete ufficialmente invitati da me e Salvatore soprattutto a venire non in Alaska ma in Madagascar, va bene? Quindi se volete venire partiamo tutti insieme, poi non si sa chi conduce la trasmissione, chi fa collegamenti. Il tir ci stiamo tutti. Sì, tutti netti, tutti netti. Bene, Salvatore, grazie di nuovo dell'ospitata. Grazie. Ci vediamo presto. Presto, ciao. Ciao, Luciano. Una bella canzone, una bella canzone, tra l'altro è un bello swing fatto molto in maniera molto speciale da Gianni Stellavato e Paola Belloni la canta divinamente, che cose che si dicono. Ci sono cose che si dicono ed altre che si sperano, rivivere il nostro amore e camminare a testa alta senza timore. Cosa sarà di me e della mia vita se continuo a vederla scappare dalle mie dita? Cosa sarà di noi e del nostro domani se non avremo la forza di crearlo con le nostre mani? Che si dicono ed altre che si pensano e ci parliamo addosso troppo spesso ormai, credendo di essere gli unici, credendo di essere magici, e invece siamo gente tra la gente. Sempre di più forti emozioni. Cosa sarà di me e della mia vita? Saranno forse parole sbiadite scritte a matita. Cosa sarà di noi e del nostro domani se non avremo la forza di crearlo con le nostre mani? E se bastasse apri gli occhi e poi va via, da adesso questa canzone la canteremo sempre in due. Noi due. Ci sono cose che si dicono. Super Paola! Cose che si dicono, grazie! Ciao, con questo amici. Vi salutiamo, ci vediamo domani, non mancate, ma stasera tutti a ballare, mi raccomando. Perché? Ballando si vive meglio. Viva i tornelli, ciao! Quanti ritornelli